Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della 92enne ritrovata senza vita lo scorso 31 agosto in un appartamento del quartiere di Saione, nonostante il nulla osta da parte dei magistrati arrivato ormai da alcuni giorni, non sarebbe stato ancora organizzato un funerale. Ecco, Vice Sindaco, questa è una vicenda ovviamente molto triste sotto un profilo umano, ma da un punto di vista meramente legislativo, come potrebbe finire questa storia? Ma potrebbe finire che o qualcuno della famiglia, o il Tribunale forse più facilmente, o altre istituzioni deputate a dare indicazioni all'amministrazione, il funerale se ne fa carico giustamente l'amministrazione. Quello che però non è possibile per un ente terzo, in questo caso il Comune, questo o un altro, decidere quando farà le esequie di una persona che non ha rapporti né giuridici né familiari con chi è deceduto. Quindi non mi è capitato molte volte, per la verità, in questi 9 anni, però un paio di volte sì. Solitamente è necessario che arrivi una indicazione, per cui si dà mandato all'amministrazione, se vuole, di procedere. L'amministrazione vuole, ma aspetto il mandato. Dicevamo una vicenda molto triste sotto un profilo, insomma, veramente umano, una signora che muore in casa di quell'età, poi morta da mesi. Insomma, l'amministrazione comunale sotto il profilo della popolazione anziana però fa tante iniziative, no? Comunque per sostenere la terza età e tutto quello che gli può girare intorno. Sì, insomma, nei servizi sociali del Comune di Arezzo ci sono oltre 9.000 persone che sono seguite, quindi è il 10% della popolazione, una parte molto consistente sono anziani. Non dimentichiamoci che ogni cittadino ha il proprio medico di famiglia, quindi è un sistema sanitario fortunatamente universalistico che sta intorno a ognuno di noi, indipendentemente dall'età e dalle condizioni economiche. Ci mancherebbe, è chiaro che a volte ci sono situazioni limite, questa è una situazione limite che nasce in un contesto assolutamente ordinario, ma totalmente straordinario rispetto alle evidenze che ha preso, considerando anche il tempo in cui questo corpo è rimasto a casa, il suo e quello del gattino, quindi è evidente, insomma, che c'è un contesto straordinariamente particolare che può capitare e che comunque interroga ognuno di noi, ma che fa parte di quelle cose che si iscrivono nei fatti assolutamente fuori dal comune. I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato in flagranza una ventenne di Montevarchi per spaccio di hashish e cocaina. Durante un controllo i militari lo hanno sorpreso mentre vendeva 2 dosi di cocaina e l'acquirente sarà segnalato alla prefettura come consumatore. Ha anche cercato di fuggire ma è stato bloccato. Nelle perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati 7 panette di hashish, circa 740 grammi il totale, 100 euro in contanti e un bilancino di precisione. I panetti riportavano il logo della McLaren usato per indicare la qualità dello stupefacente. L'autostrada di Arezzo invece ha fermato in A1 2 cittadini albanesi irregolari sorpresi in auto con gioielli rubati nascosti nella vettura per un valore di circa 60.000 euro. La merce è stata recuperata, non si sa ancora da dove provenga, sono infatti in corso accertamenti per poterla restituire al legittimo proprietario. Per i due è scattato immediatamente il provvedimento di espulsione eseguito in modo istantaneo. E resterà invece in carcere in attesa di giudizio il 26enne accusato di rapine e lesioni dopo aver rubato un borsello all'interno dell'edicola di Piazza Giotto. Questa mattina presso il Tribunale di Arezzo è stata celebrata l'udienza di convalida dell'arresto e il giudice Nisticò ha confermato la misura cautelare richiesta dalla PM Sbragi. L'udienza si celebrerà il prossimo 18 settembre. Il legale del giovane ha chiesto i termini a difesa e di fronte alla giudice potrà optare per il giudizio per direttissimo il rito abbreviato. La rapina risale allo scorso 10 settembre quando il 26enne era scappato con un bottino di circa 850 euro. Nell'arco di poche ore per lui sono scattate le manette. E adesso ci spostiamo in Val di Chiana. Un grave incidente questa mattina a Manciano lungo la strada provinciale 25.
È di 2 persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 25 in località Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino questa mattina. L'allarme al 118 dell'ASL Toscana Sud-Est è scattato alle 7.43. Per causa in corso di accertamento 2 auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Monte San Savino, l'automedica di Cortona, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le 2 persone rimaste ferite sono una donna di 48 anni che è stata trasferita in codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Le Scotte di Siena e un uomo di 21 anni, anche lui trasportato a Siena, sempre in codice 3, da un'ambulanza. Voltiamo pagina e passiamo alla politica. Questa mattina è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo. Come preannunciato, il capogruppo di Arezzo 2020, Romizzi, ha illustrato la proposta di delibera di iniziativa consiliare relativa alla creazione di una commissione per affrontare il tema del decoro urbano e combattere l'incuria. Proposta respinta con 9 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti. L'assessore Francesca Lucherini invece ha illustrato il piano di recupero dell'ex sala cinematografica della Cinema Corso. I voti sulla proposta di delibera sono stati 19 favorevoli e 9 contrari, 1 non votante. Varie poi le interrogazioni da Giovanni Donati, che ha chiesto chiarimenti sulle problematiche dei ponti da abbattere lungo le strade vicinali, a Marco Donati, che invece ha chiesto delucidazioni sull'eventuale accordo intervenuto tra società Coingas ed Alia. E nel corso del Consiglio Comunale, con 2 interrogazioni, sono anche stati ripercorsi i fatti accaduti nel giorno della giostra, un tema affrontato anche questa mattina in prefettura. Il prefetto infatti ha convocato un vertice specifico riunendo il Comitato per la Sicurezza Pubblica per affrontare appunto gli spinosi problemi legati alle intemperanze. Naturalmente saranno presi dei provvedimenti che, così come in tante occasioni ho avuto modo di sottolineare la grande collaborazione che c'è stata da parte dei quartieri, da parte dei quartieristi, da parte dei rettori, saranno adottate delle decisioni e delle determinazioni che non faranno sconti. È il prefetto Maddalena De Luca a fare il punto della situazione dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato a quanto accaduto durante il corteo dell'ultima giostra del Saracino. Chiaramente ci sono in corso delle indagini, quindi abbiamo fatto un po' il punto della situazione, quindi capire a che punto fosse la parte giudiziaria, capire quali saranno poi le misure che saranno adottate dalla magistratura della giostra, capire quali sono state le criticità, perché chiaramente gli episodi che si sono verificati soprattutto durante il corteo storico sono assolutamente esecrabili per la modalità chiaramente con cui si sono verificati in un momento in cui quello appunto del corteo storico, che è il momento che coinvolge praticamente tutta la cittadinanza, quindi famiglie, bambini, mettere a rischio un momento che dovrebbe essere un momento assolutamente festoso, un momento che qualifica anche la nostra città perché è una manifestazione storica di grandissima importanza, con episodi che nulla hanno a che vedere con la giostra, va chiaramente evitato. Decisioni definitive ancora non sono state prese, ma intanto si è cominciato a mettere in fila tutte le criticità emerse. E i quartieri nelle decisioni future avranno un ruolo fondamentale. Sì, al momento naturalmente non è stata presa nessuna decisione, va da sé che tutto sarà concordato proprio con i quartieri e con chi ha la responsabilità del quartiere, perché diciamo, le misure che dovranno essere messe in campo, al di là delle misure di safety and security che naturalmente sono quelle stabilite al momento, sono delle misure anche se vogliamo educative, anche e soprattutto di rispetto civico, e devono partire dal quartiere. Chiaramente, quindi le valutazioni su chi si deve vestire, su chi deve partecipare al corteo, su chi deve prendere parte a questa grande festa devono essere fatte all'interno di ciascun quartiere. Le persone si conoscono e bisogna evitare in ogni modo situazioni di rischio. Poi, ecco, nello specifico quali sono le misure che saranno adottate, questo lo vedremo naturalmente in corso d'opera.
Carla Borri, consigliera comunale della Lega, è la nuova presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Finanze, Tributi e Partecipazioni, Sviluppo Economico e Attività Produttive. Eletta con 17 voti, sostituisce il dimissionario egiziano Andreani, che resta comunque componente dell'organo. Nella comune di Castiglion Fiorentino invece arriva l'assessore con delega alla tutela degli animali. Il sindaco Mario Agnelli ha infatti conferito la nuova delega all'assessore Francesca Sebastiani. Il comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli, promuovendo azioni volte alla prevenzione e lotta al randagismo degli animali d'affezione, ha commentato l'assessore Sebastiani. Cambiamo argomento per parlare di sanità. L'ASL Toscana Sud-Est infatti ha presentato il nuovo Dipartimento di Medicina Legale e Tutela dei Diritti in Sanità. A dirigere la macrostruttura sarà il professor Pasquale Macri. L'ASL Toscana Sud-Est presenta il nuovo Dipartimento di Medicina Legale e Tutela dei Diritti in Sanità. La macrostruttura è composta da due aree dipartimentali, la medicina legale, gestione delle responsabilità sanitarie e la promozione ed etica della salute. In cui abbiamo messo insieme la linea della medicina legale insieme alla linea della tutela violenza, della violenza di genere, sono due temi rilevanti uniti insieme da un unico fattore che è la tutela dei diritti, la tutela delle persone in quanto tali. Il Dipartimento sarà diretto dal professor Pasquale Macri, il nostro direttore della medicina legale d'Arezzo. Riteniamo che questo rappresenti un elemento importante nella riflessione e nella crescita di una comunità professionale e anche di un pezzo di comunità in cui i professionisti si confrontano su tutela dei diritti, consenso alle cure, suicidio assistito, responsabilità professionale, violenza di genere, sono tutti temi di grande attualità che trovano in questo Dipartimento un luogo corretto di approfondimento, di studio e di rilancio. L'area di medicina legale e della responsabilità dei professionisti e di etica medica si unisce con l'area del codice rosa e della tutela dei diritti e acquisisce la macrostruttura, quindi acquisisce, diciamo, una potenza organizzativa e importanza all'interno dell'azienda. Ma noi stiamo lavorando da 30 anni in questo senso. All'Istituto Comprensivo Piero della Francesca la scuola è già iniziata per i ragazzi che frequentano la prima media con il progetto Benvenuti alla Piero. Quando, per esempio, dobbiamo fare un'interrogazione o abbiamo qualche cosa di importante, si dice: devo respirare. Laboratori teatrali, ludico-sportivi e creativi per conoscere le proprie e le altrui emozioni. Si chiama Benvenuti alla Piero, il progetto che l'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo ha rivolto agli alunni neo iscritti alla scuola secondaria di primo grado per prepararli al nuovo percorso scolastico. Finanziato dal programma nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, in particolare con i fondi del Piano Estate. È una settimana, come dicevo, di accoglienza dove i ragazzi si turnano su tre moduli, un modulo di tipo sportivo, uno basato su attività teatrale, un altro per la conoscenza di quelle che sono le proprie ed altrui emozioni. In questa maniera vogliamo che i ragazzi il 16 settembre, che sarà il primo giorno ufficiale di scuola, siano in classe non solo con dei compagni ma anche con degli amici che hanno già avuto modo di conoscere e di frequentare durante questa settimana. Quanti ne faremo in una giornata di 24 ore di arti respiratori? Tipo, ditemi un numero. Ditemi un numero. 74 gli studenti che hanno preso parte al progetto partecipando ad una serie di attività diversificate ma tutte finalizzate a promuovere le relazioni e a creare coesione tra i pari in modo da facilitare l'inizio dell'importante percorso scolastico che avrà inizio lunedì 16 settembre. In un'epoca dove tutto passa dallo smartphone, stare insieme, guardarsi negli occhi, muoversi, sudare,
indagare le emozioni, saperle riconoscere per attivare poi dopo una rielaborazione nella comunicazione consapevole. Insegna ai bambini e anche ai ragazzini a stare insieme e diciamo a mettere a frutto la loro individualità ma nell'insieme del gruppo. Infatti anche nei giochi devono imparare che si vince quando siamo in squadra con la squadra e non solo individualmente. Quindi inclusione, conoscenza fra loro. Con l'inizio della scuola riparte anche Ricreiamo, da oggetto a rifiuto e ritorno. Il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia. Dopo il successo degli anni scorsi, con oltre 70.000 studenti coinvolti, quest'anno il progetto è pronto a festeggiare la sua 10ª edizione. E si avvicina anche la visita del principe Alberto II di Monaco alla cittadella della pace di Rondine e al santuario della Verna. Nel pomeriggio di sabato prossimo, alla vigilia della festa delle stimmate di San Francesco nell'anno centenario, il sovrano sarà accolto al suo arrivo da padre guardiano fra Guido Fineschi. La visita consentirà in un tour del santuario e dell'archivio storico che custodisce la documentazione del paesaggio in questi luoghi della principessa Grace nel 1968. Assieme alla figlia Carolina. Domenica 15 settembre invece alle 10 la principe giungerà a Rondine per l'incontro con i giovani della World House, promotori della campagna Leader for Peace, che ha visto il Principato di Monaco tra i sostenitori. La fortezza Medicea di Arezzo invece ha ospitato la prima data della seconda edizione di Alti Scaffali. È stato Franco Cardini il primo ospite della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità Alti Scaffali, che fino al 21 settembre sarà ospitato dalla Fortezza Medicea di Arezzo per capire nuovi modi di vedere il mondo. Noi abbiamo cercato di individuare intellettuali di gran vaglia, di grande qualità, al contempo personaggi mediatici, quindi presentarlo anche alla cittadinanza aretina, insomma al pubblico degli aretini che stasera è presente, ci sembrava un'opportunità così propizia. Cardini, professore emerito di storia medievale all'Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Superiore Normale di Pisa, nonché vice direttore della Scuola Superiore di Scienze Storiche dell'Università di San Marino, nel suo incontro ha affrontato il tema dell'Occidente, ossia che cosa significa oggi questo termine. I parametri sono cambiati, se ci si fa intrappolare dalle parole evidentemente si discute che cos'è ora l'Occidente, cos'è diventato, e tutto questo si può fare, io l'ho anche fatto nel libro e può essere che sia utile, ma il problema fondamentale è che ormai i risultati della rivoluzione occidentale che c'è stata, e questo è stato quando l'Europa ha infranto un principio fondamentale storico, non ha mica fatto un delitto, ha fatto una rivoluzione appunto, nella rivoluzione c'è sempre un momento che va contro le leggi precedenti, poi dopodiché la rivoluzione si istituzionalizza. Qual è stato? Il fatto che il mondo prima era un mondo a compartimenti stagni, poi abbiamo avuto l'idea di diffondere il cristianesimo e per molti versi anche l'Islam, sono religioni universali, sono religioni che obbligano la gente a pensare che non siamo divisi in gruppi umani come se fossero estranei, ma che siamo tutti una grande famiglia. Noi la grande famiglia l'abbiamo fatta, la globalizzazione è questo, certo l'abbiamo fatta a nostro fondamentale vantaggio e con le nostre norme, con le nostre regole, secondo i nostri interessi. Facendo questo abbiamo senza dubbio contravvenuto a uno dei nostri principi, che era il principio umanitario. Il prossimo appuntamento in programma, quello per domani, con l'analista geopolitico Dario Fabbri, per questioni meteo si sposta al Teatro Petrarca. Alle 18 il direttore della rivista mensile Domino sarà protagonista di un appuntamento dal titolo Il mondo che cambia, come leggere gli eventi con gli strumenti della geopolitica umana, ponendo nuovamente i popoli al centro della nostra indagine.
E adesso andiamo in Val di Chiana. Sono stati raccolti 10.000 euro nel corso della serata Civitella per il Meyer, che adesso saranno donati alla fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La serata nel borgo medievale lo scorso 3 agosto, una serata di musica e divertimento dove il filo conduttore è stata la solidarietà. E adesso apriamo la pagina dello sport in occasione della partita Arezzo-Legnago. In programma per domani alle 20.45 scattano ormai le consuete disposizioni a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana finalizzate a prevenire situazioni di pericolosità causate dall'abuso di alcol. Disposto dunque il divieto di somministrazione per asporto e vendita per asporto di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi. Misura che riguarda tutti gli esercizi commerciali, compresi in un raggio di 500 metri dall'impianto sportivo, nella fascia oraria che precede di 4 ore l'inizio della partita fino alle 4 ore successive al termine della stessa. E dunque domani gli Amaranto tornano in campo, oggi la consueta conferenza stampa di mister Emanuele Troise. Sentiamo. Di quelle che possono essere delle difficoltà a mostrare in entrambe le gare, è chiaro che siamo consapevoli che dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più a livello individuale, dobbiamo fare di più a livello collettivo, sotto l'aspetto difensivo, offensivo, perché poi è chiaro che nel computo di quelli che sono dei dati dove ti vedono subire 3 gol in entrambe le partite e realizzare appena un gol sul calcio di rigore, c'è da fare molto di più in entrambe le fasi e di quello che è appunto il potenziale di una squadra che può fare molto di più. Per quanto riguarda gli indisponibili, non recuperiamo Montini perché è ancora a casa con questo problema influenzale che lo costringe a non disputare nemmeno allenamenti. Si parla di una broncopolmonite e quindi lo recupereremo, mi auguro, settimana prossima. Chiosa ha cominciato un lavoro graduale dove potrebbe essere disponibile la partita di Pontedera, quindi nemmeno lui farà parte della convocazione insieme a Damiano. Dobbiamo anche essere consapevoli che siamo in un momento dove non possiamo esprimerci al massimo, ma allo stesso tempo il campionato è cominciato e abbiamo bisogno di una vittoria domani. Per quanto riguarda l'avversario, anche lì sono pienamente d'accordo, è lì che nasce l'insidia, che può nascere l'insidia. Nel momento in cui la vai ad affrontare non con la giusta attenzione, perché magari trovi tra una squadra che è altrettanto in difficoltà, può nascere l'insidia, perché comunque probabilmente domani verranno con quell'attenzione altissima, considerando i risultati che hanno ottenuto, e cercheranno di ottimizzare al massimo quelle che possono essere le loro occasioni, e allo stesso tempo ti potrebbero concedere veramente poco sotto l'aspetto difensivo, perché comunque è una squadra che è sempre molto corta, che copre bene il campo e molto spesso si abbassa con tutti e 10 giocatori sotto la linea della palla per cercare qualche contropiede, per cercare quelle situazioni di ripartenza. Quindi anche lì sarà fondamentale tenere alta la tensione in quella che è l'interpretazione della gara, perché sono d'accordo, non sarà semplice al cospetto di un avversario che viene da risultati negativi. Un corso gratuito di nuoto sincronizzato al Palazzetto del Nuoto di Arezzo da mercoledì 18 settembre a mercoledì 16 ottobre. Le vasche della struttura cittadina ospiteranno 5 lezioni promozionali dove bambine e ragazze tra i 6 e i 14 anni potranno conoscere questa disciplina sportiva che combina gli elementi di nuoto, ginnastica e danza. E sarà invece una fine settimana all'insegna del minigolf a Cavriglia. Sabato 14 e domenica 15 settembre al campo comunale minigolf di San Cipriano nel comune di Cavriglia si svolgerà il primo campionato nazionale CSI di questa disciplina che strizza l'occhio ai più giovani. Sabato alle 15 le società del territorio faranno provare varie attività ai presenti, mentre domenica scatterà il campionato nazionale a partire dalle 9. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.